Un altro interessante modo di viaggiare è quello tramite le cellule abitative. Sono cellule che vengono installate sopra il pick-up e permettono quindi di avere comunque un mezzo camperizzato davvero con molta agilità. Non me ne intendo, ma ve le faccio comunque vedere. Come potete notare c'è tutto. Qui per esempio troviamo nella mansarda il letto, qui una zona giorno con un divanetto veramente notevole che non ho sul mio 540, quindi tanta roba. Qui blocco cucina con tre fuochi e lavello. In questo modello troviamo anche il bagno, che se non ricordo male infatti è molto furbo, perché ha questo lavello, che è un vero lavello, come potete notare le dimensioni non sono affatto male, che si blocca, si tira su e si blocca qua, per permettere di avere lo spazio sufficiente per farsi una doccia senza problemi e per potersi sedere e fare la pupù. Qui ci sono appendini vari, spazio per spezie varie, qui c'è un cassetto gigante, qui un altro cassettone, qui troviamo il frigo Dometic, e qui altro spazio di stivaggio. Qui troviamo la truma con la valvola Frost, non mi viene il nome, valvola Elasi. E qua? Ah, quanti cassetti, c'è veramente un sacco di spazio. Il costo comunque è abbastanza importante, perché parliamo di 32.000 euro. Anzi, 39 con i vari accessori. Quindi parliamo 40.000 euro di cellula e 35 di mezzo, quindi quasi 80.000 euro. No, tanta roba. Andiamo invece su questo Mercedes, che insomma esteticamente si fa notare assolutamente. V6 turbo. Ho quasi paura ad andare a vedere il prezzo di questo mezzo. $67.000. Questa cellula è un po' più piccola, infatti è sprovvista di bagno. Ha un letto enorme come quella che abbiamo visto prima, una grande dinette con il tavolo girevole e una bella panca, un bel divanetto. Qui troviamo la cucina, però appunto manca il bagno. Non so se... No. Si va a creare un bagno qua? No, come non detto. Ok, non c'è la doccia, quindi. Sicuramente si potrà mettere da qualche parte il potti per andare in bagno, però mancando la doccia... Vabbè, comunque è un mezzo abbastanza avventuroso, direi, quindi si può far fuori. Quest'altra cellula è su base Toyota Hilux, cabina singola. Parliamo di 34.000 euro di cellula e 47 di mezzo, però è occupata. Particolare questa cellula montata su T6 4Motion. Andiamola a vedere insieme. Parliamo di 36.000 euro di cellula e 46 di T6. Troviamo, come negli altri mezzi, un grandissimo letto matrimoniale con molto spazio sopra, quindi molto comodo. Una dinette dove poter mangiare in 6 senza problemi. C'è questo tavolo gigante. Mi chiedo, ma un tavolo così in viaggio? Cioè, spero che si possa fermare in qualche modo, altrimenti facendo delle strade un po' scassate me lo ritrovo là in fondo spiaccicato. Qui troviamo il blocco cucina, molto carino, mi piacciono questi colori, queste luci. Figo, molto figo questo sistema. Qui dietro poi troviamo il bagno, sempre con lavello che si gira, e qui piatto doccia e WC. Bello. Questa volta invece troviamo la cellula montata su Volkswagen Amarok. Quando filmi la gente ti passa davanti e se ne sbatte la ciolla. Quindi questa è la dura vita da vlogger. Parliamo di 51.000 euro di mezzo e 30 di cellula.
Come sempre troviamo questo letto matrimoniale gigante. Bello, i colori mi piacciono veramente un sacco. Non so cosa sia questo, però... Ah, riscaldamento Alde, wow! Qui tavolo con prolunga girevole, comodo, perché in questo modo si può girare in modo tale che non dia fastidio e si può salire sul letto. Con molte probabilità si può anche abbassare e trasformare in un letto. Ah, guarda che figata, questo si alza e praticamente diventa una prolunga. Alla fine ci si può dormire anche in tre, quindi, su questo letto. Bella storia questa, figata. Spazio di stivaggio vario, frigorifero 90 litri, dometica, compressore, turbovent che fa entrare una piacevole aria fresca, visto che fa un caldo maledetto. Qui qualcuno ha pensato bene di lasciare l'acqua finita. Poi qui troviamo il classico bagno con lavello girevole, WC e piatto doccia. Uno sbalzo simile in fuoristrada con un uso fuoristradistico può risultare assolutamente un problema. Quindi se si ha un veicolo del genere bisogna comunque darsi una calmata, una regolata, diciamo così. Presente anche il portabici, la scaletta. Sopra si può riempire di pannelli solari e si è autonomi per un bel po'. Si chiamano cellule scarrabili proprio perché possono essere tolte dal pick-up ed essere appoggiate a terra, oppure molto semplicemente si possono lasciare all'altezza del pick-up e poi ogni volta si può fare avanti e indietro per entrare, per inserirla o toglierla dal pick-up. Queste sono le gambe con i vari blocchi in base all'altezza a cui si vuole posizionare. Ma visto che parliamo di cellule, buttiamoci anche su B-Mobile, un noto marchio che fa mezzi per l'uso fuoristradistico. 109.000 euro per questa cellula, ovviamente con il mezzo, che è un Ford Ranger, con la bellezza di 200 cavalli, ovviamente 4x4, cambio automatico, e la cellula è fatta in questo modo. Come potete vedere, la cosa bella è che dove c'è la dinette c'è questa finestra gigante che si può alzare su grazie a due pistoni e quindi si può mangiare con vista, direi. A destra troviamo il bagno, a sinistra il frigorifero con la cucina e più avanti il letto matrimoniale in mansarda. Non è affatto male, i colori sono un po' chiari per i miei gusti, però tanta roba, dai. La fiera per me finisce qua, spero che il mio lavoro vi sia piaciuto. Da solo non è stato facile filmare il tutto, ma ci ho provato. Alla prossima, ciao!